Inizia qui un nuovo viaggio speciale di Lady P. Questa volta ci troviamo all'Istituto Idrografico della Marina di Genova. Siamo in compagnia del capitano di vascello Luigi Sinapi, che è direttore dell'istituto. Buongiorno. Buongiorno. Intanto grazie per l'invito. Stiamo per entrare a scoprire quelli che sono un po' anche i segreti, non tutti, alcuni, di quello che avviene qua in questo istituto, che si trova un po' in una posizione dominante rispetto alla città di Genova, ma che non tutti conoscono. Intanto parliamo di chi è e che cosa fa l'Istituto Idrografico. Allora, l'Istituto Idrografico della Marina è un ente della difesa, ha le dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Marina e è anche uno dei 5 enti e organi cartografici dello Stato italiano. Noi ci occupiamo della produzione e dell'aggiornamento della documentazione nautica, ovvero sia delle carte nautiche e di tutto ciò che attiene alla navigazione in termini di documentazione, utile al navigante per navigare in sicurezza sui mari nazionali, sui mari di competenza nazionale. Ma vi occupate anche di formazione e di ricerca? Sì, esattamente, ha centrato il tema, in quanto l'Istituto Idrografico della Marina, che come ho detto è organo cartografico dello Stato ed ente della difesa dal 1872, da quando svolge appunto il servizio idrografico di Stato, svolge la sua attività fondamentalmente su tre grosse attività principali, che sono quella della produzione appunto della documentazione nautica, cartografia tradizionale e digitale. Adesso oramai siamo nel terzo millennio e si produce documentazione cartografica digitale, poi fornisce un'attività legata alla formazione del personale che viene specializzato all'interno dell'Istituto Idrografico in idrografia. Queste specializzazioni avvengono attraverso la fornitura di master aperti al personale militare e al personale civile in collaborazione con l'Università di Genova ed attraverso dei corsi per operatori idrografici svolti all'interno sempre dell'Istituto Idrografico. Il terzo pilastro che contraddistingue le attività dell'Istituto Idrografico è relativo alla ricerca applicata al mare. Noi ci occupiamo di materie non solo attinenti appunto alla produzione di cartografia e di documentazione nautica, ma anche di tutte quelle materie che sono attinenti alla ricerca sul mare, che vanno dall'oceanografia alla geologia marina, alla geofisica e quindi all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, che fa parte appunto della missione dell'Istituto Idrografico della Marina. E allora a questo punto non ci resta che scoprire tutte queste ricchezze dell'Istituto Idrografico della Marina. Entriamo, direttore? Come no, entriamo.